Di nuovo gli spari, una Renault 4 rossa come l'originale, la mitraglietta Scorpion e la pistola PPK. 39 anni dopo il RIS torna a via Montalcini 8, nel garage dove Moretti e Maccari dissero di aver ucciso Aldo Moro il 9 maggio del 1978. Parole, quelle dei BR che in tanti in questi anni hanno messo in dubbio. Con questa collaborazione del RIS, verificato una serie di corrispondenze tra i racconti fatti e quelli dei testimoni e del relato di Moretti e Maccari sull'uccisione di Moro, che lasciano molti dubbi e molte perplessità per il tipo di ingombro, i rischi di poter incontrare persone o poter essere visti, e quindi tutta una serie di grandi preoccupazioni. Ad arrivare per primo nella via della periferia sud-est di Roma, zona Magliana, il comandante Luigi Ripani, l'uomo che guida le operazioni dei carabinieri. Ripani tiene sotto braccio il libro Il prigioniero di Anna Laura Braghetti, uno dei quattro carcerieri di Moro, oltre due che si sono autoaccusati degli spari. C'era infatti Prospero Gallinari, rimasto in casa in quella drammatica mattina che cambiò la storia della Repubblica. Per Gero Grassi, membro della commissione Moro, quello che i brigatisti dicono relativamente all'omicidio è completamente falso, sia per il luogo nel quale è stato ucciso Moro, sia per come è stato ucciso. E quindi oggi noi tentiamo di verificare se ci sono possibilità per desumere che l'omicidio è avvenuto qua. Sulla base di quello che noi abbiamo, l'omicidio non è avvenuto qui e nelle modalità descritte dai brigatisti. Gli esperti del RIS ripetono gli spari, registrano i rumori, fanno misurazioni, foto e video. Nel pomeriggio tutto finisce, i RIS se ne vanno e il nuovo proprietario del box chiude la sala cinesca. Quello che si sa da parecchio è che la Braghetti stava qui nel garage, e mentre i due, Moretti e quell'altro, stavano dietro, dentro il garage, in attesa per sparare. La Braghetti era al primo piano, è scesa con, pare che Moro era messo in una cesta, dicono, e quindi portato là dietro. E lei controllava appunto se c'era passaggio di persone che potessero sentire il rumore, potessero sentire la sparatina. Tutto quello che si sa ormai sono cose vecchie, cose risapute. Ma forse questo è un racconto da riscrivere, almeno qui dentro.